Ricorre quest'anno il 73° anniversario della Liberazione. Anche Piacenza si prepara a celebrare la festa nazionale della Repubblica Italiana con numerosi appuntamenti. La cerimonia ufficiale si terrà in Piazza Cavalli con un corteo che partirà da Piazzale Genova e farà sosta sullo stradone Farnese presso il Monumento della Resistenza. Gli eventi poi si sposteranno soprattutto nel pomeriggio e alla sera. Pensiamo di iniziare con un concerto mattutino di 100 chitarre e 1000 voci, che è un simbolo della partecipazione dei giovani, ecco, attraverso lo strumento della musica e del canto. Nel pomeriggio invece cominceremo con intrattenimenti con artisti di strada, per poi cominciare con un concerto di chitarra con Erika Opizzi e Antonio Amodeo, che sono i nostri singer più conosciuti. Presenteremo i progetti, il progetto regionale che abbiamo tenuto insieme alle scuole a Piacenza, un progetto che riguarda appunto l'ispezione storica, ecco, dei monumenti attorno nel nostro territorio. Un secondo concerto con Betty Zambruno e il trio si chiama Radio Londra tra resistenza e swing, quindi un clima di canzoni degli anni 30 e 40. Alla sera il concerto Piazza Grande, omaggio a Lucio Dalla, di questo gruppo molto importante di Bologna e comunque Emiliano, che richiamerà alla memoria, al cuore, questo grande cantante che ha segnato questi ultimi decenni.